Ragazzi, benvenuti a tutti oggi nel mio canale. Oggi sono qui con un nuovo video per mostrarvi tutti gli acquisti che ho fatto in questo periodo beauty. Ho preso diverse cosine, quindi ci tenevo a mostrarveli. Partiamo dalla cosa che ho comprato per prima, questa qui da Douglas, che è un gel dopo sole. Dovete sapere, se avete visto il video, che mi sono ustionata perché nonostante ho messo la crema ci sono andata al mare in un orario comunque sbagliato, come prima volta me ne rendo conto, e quindi mi sono bruciata. E ho comprato questo dopo sole appunto da Douglas, ma la cosa che mi è piaciuta tantissimo, che sono stata attirata, è perché è una linea con gel all'aloe vera, e io l'aloe la amo perché è veramente eccellente, specialmente per le scottature, è fenomenale. E tra l'altro la cosa che mi è piaciuta è che è nickel tested, quindi non c'è nickel, che io non tutto ma un po' di cose ultimamente li soffro, e quindi preferisco avere qualcosa di bio al 100%. Questa è una linea viso e corpo, fa un profumo, peccato che non lo potete sentire, ma è veramente buonissima. E già l'ho provata ed è super rinfrescante, l'adoro tanto. E come consistenza è così gelatinosa, quindi non so come farvela vedere, magari la metto un pochino qui. Ed è, vedete, così, proprio all'aloe, ultra leggera, e si asciuga. E c'è scritto che non unge, ma in realtà un po' unge, perché come sapete l'aloe rimane abbastanza idratata e poi un pochettino si secca, diciamo così, tira un po' la pelle, perché è una caratteristica dell'aloe, però è veramente ottima e io la adoro tanto. E questa marca si chiama Maison Biosan ed è eccellente. L'ho pagata, ragazzi, 16 euro, però sono 200 ml di prodotto, quindi ci farò un bel po'. Quindi questo è stato un acquisto super consigliato. Poi in questo negozietto qui, che si trova a Lucca, ho preso questo, sempre biologico, questo come posso dire, sapone, una bomba da bagno solida per la doccia, e fa profumo di mango. Mi è piaciuto perché è tipo un dolcetto con la panna e poi c'ha tipo i zuccherini colorati. Ed è veramente buonissima ed è appunto naturale, vegano, perché questo negozio è completamente vegano, e adoro tanto, e ha un profumo buonissimo e non vedo l'ora poi di provarlo sotto la doccia, e vi farò sapere su Instagram com'è, quindi veramente top. E poi, e l'ho pagato 4 euro. E poi, aspettate perché mi fa ombra e già c'è poco sole che sta andando via. E poi sono stata poco fa da Tigotà perché dovevo prendere la mia maschera per capelli che mi era quasi finita, e ho trovato una super offerta. Ho trovato, c'erano tutte le cosine in super saldo e le ho prese perché ho fatto, cioè, voglio farveli vedere. Allora, parto dalla cosa che non è stata in saldo ma che ho preso, ed è questo smalto qui. Lo so che va adesso il semi permanente, però io ancora sono fissata con gli smalti, mi piacciono di più, anche perché ho la sensazione che con il semi permanente non respira, poi a un certo punto ho le smanie di toglierlo. Non so se capita solo a me o anche a voi, ma mi piace sugli altri, mi piace, me lo faccio, però dopo una settimana ho la testa lì a toglierlo, mi dà un fastidio bestiale, mentre lo smalto è sempre super. L'unica cosa che ho scoperto, che avevo comprato io un anno fa circa, uno smalto della Rimmel di questo marchio, i 60 Super Shine, e devo dire, ragazzi, considerate che l'ho messo circa una settimana fa e un pochettino è andato via, ma io ci lavo i piatti, e una cosa del genere non succede con gli altri. Già nel primo utilizzo, appena ci lavo i piatti, si sfalda, diventa tutto brutto, rovinato, mentre questo già una settimana, sì, è un po' sfaldato qui, ma ci sta. Guardate questa mano, è perfetta e si asciuga subito, quindi siccome ce l'ho di questo colore che è bellissimo, però
Volevo qualcosa più primaverile, ho preso il mio colore preferito, cioè il rosa, ed è il numero 0301, quindi adoro, e l'ho pagato 3,79. Mentre poi iniziamo con tutti gli altri che sono stati in offerta, e ho preso questo set sempre di smalti della Pupa, ed è Pupa Color, è il numero 02002. Guardate ragazzi, c'è lo smalto fucsia, stupendo, quindi poi proverò per vedere com'è. Io ho già degli smalti della Pupa. Questo arancio che per l'estate con l'abbronzatura, cioè, entrambi sono spettacolari. E poi dentro c'è pure il fogliettino per fare le fringe, perché appunto ci sono 190 pezzi per fare le fringe, adoro. E indovinate quanto l'ho pagato, veramente. Mettete stop al video, voglio sapere, senza, come si dice, senza fare i furbi, secondo voi quanto è stato lo sconto? Perché questi solitamente so che costano 10 euro, 6 euro massimo sono in sconto. Io l'ho pagato, ragazzi, 1,99. A dire che non c'era un altro colore con il blu, ma non mi piaceva tanto, quindi ho preso i miei colori più caldi preferiti per l'estate a 1,99 euro. Li adoro, mi piacciono un casino. Poi ho preso ben più di una. Allora, prima passiamo, perché ho preso poi tante cose dello stesso marchio. Vabbè, dai, continuiamo con il marchio perché tanto è Pupa. E ho preso questo rossetto che è il 418, bellissimo anche il packaging, adoro tanto. E ragazzi, vi faccio vedere se si esce, ovviamente. Ha il pack così viola con l'oro del lime. E questo è questo bellissimo color fucsia, sempre dal vivo, ma è più un giclamino. Vi faccio uno swatch ed è stupendo, adoro. Guardate che bello cremoso, ha una scrivi. Cioè, adoro, adoro, adoro. E anche questo, ragazzi, era in saldo a 1,99 euro. Quindi tutto quello che vi sto facendo vedere l'ho pagato 1,99 euro. Quindi ovviamente non potevo lasciarli lì. Poi ho preso un altro rossettino, il 311, sempre della stessa linea, come vedete. E questo è un bellissimo, diciamo, fucsia più. Allora, no, no, era giusto. Questo è più fucsia, questo invece è un po' più rosso. Ecco, li ho confusi. E eccolo qua, questo è stupendo. Li ho voluti prendere entrambi. Cioè, per questo prezzo non potevo lasciarli lì, anche perché se conoscete il brand, a prezzo pieno costano un casino. Poi, sempre della Pupa, guardate che bello questo con il packaging e tutto leopardato, ho preso il 001 ed è un bellissimo packaging dorato, in questo caso, ed è un bellissimo nude. Adoro, mi piace tantissimo. Wow, questo mi sa che diventerà il mio preferito, lo metterò di continuo ed è veramente pazzesco, lo adoro. Di dentro è fucsia, ragazzi, bello, mi piace proprio, stupendo. Quindi ho tre nuovi rossettini che li amo tanto, e tre nuovi smalti in questo momento. Poi ho preso, sempre della Pupa, questo qui che si chiama Jelly Glove Chubby Blush. Ed è il 003. Volevo io per l'estate un blush in crema, perché mi piacciono di più, sono più leggeri sul viso anziché delle polveri. Però niente, non ne avevo trovati. E questo lo adoro. Guardate che bello. Andiamo a swatchare perché non ho potuto swatcharli. Wow, mi piace tanto. Ovviamente poi andrà sfumato. E quindi lascia un leggero colore bello, questo mi piace un casino, bello bello, quindi adoro. E poi ne ho preso un altro, perché io vado a due a due, e ne ho preso un altro, e questo qui invece è della marca L'Oreal.
Quindi, se avete un digotà vicino, vi consiglio di andare perché magari trovate tutti questi prodottini a basso costo, a 1,99 euro. C'erano anche i blush in polvere, ma io ne ho già tanti e quindi ho evitato di prenderlo. C'erano anche gli ombretti, quelli cremosi della Bambi che costano 10 euro, mi ricordavo 15 quanto sono usciti tempo fa. E poi c'erano pure e gli ombretti sempre della Bambi, quelli cotti per gli occhi, ma come vi dicevo anche in altri video, io gli ombretti ormai le cose per gli occhi li prendo della Puro Bio senza nickel, e quindi perché se no mi vengono poi i mal di testa micidiali, però per le labbra, viso, insomma unghie posso ancora giocare con queste cosine. Comunque questo qui è il numero, non c'è scritto, c'è scritto Pink Kabil, si chiama così, ed è più arrangiato, quindi vado a provare com'è. Ah, no, questo è più, quello è più rosa più chiaro, mentre questo è più shock, ragazzi. Sì, è più arrangiato, vira sull'arrangiato. Sono simili, questo è più rosato, mentre questo è un po' una punta più arrangiata. Quindi ho fatto bene a prenderne due. Così ho, perché dovete sapere che io quando mi trucco con i toni del corallo, del marrone, utilizzo sempre il blush arrangiato, mentre quando mi trucco con i colori violacei e prugna rosa, metto il blush rosa. Quindi ho fatto bene, ho preso due tonalità e adoro, quindi ho pagato veramente pochissimo. L'unica cosa che ho pagato a prezzo pieno è stato questo smalto, ma perché so che la qualità è veramente eccellente. Quindi mi piace veramente tutto, cioè, sono stata felicissima di aver trovato tutte queste cosine che sono meravigliose, sono di marca e le ho pagate niente. Quindi fatemi sapere se anche voi avete trovato tutte queste cosine nel vostro digotà di fiducia o se non c'è, mi sembra che per esempio in Sicilia non ci sia, perché digotà io qua a Lucca l'ho trovato, ma da altre parti, per esempio a Pisa non c'è. Vabbè, comunque, fatemi sapere se avete un digotà vicino, se ci comprate, come vi ci trovate. Io adoro tutto quanto. E fatemi sapere qual è il vostro prodotto preferito. Io vi mando un grossissimo bacione. Io spero che il video vi sia piaciuto. Lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Vedo l'ora di provare tutto, ragazzi. Bacio grande!